Professor Parsi, da lì voglio partire perché adesso io le mostrerò anche delle immagini dall'alto di Mariupol, alcune delle quali le ha già utilizzate il nostro Andrea Postiglione, però magari poi mentre parliamo le rivediamo. Mariupol, ormai devo dire faccio difficoltà anche con le parole, perché ogni volta che sento Mariupol è diventato un'unica parola, Mariupol, città martire. Cioè noi ormai la definiamo così, no? E quindi mi fa un po' fatica perché penso che, tolga drammaticità alla cosa che stiamo raccontando. Oggettivamente una città che è stata devastata, come bene ci raccontano le immagini, anzi se abbiamo il tappeto dall'alto a questo punto facciamolo vedere. Però la cosa che mi viene in mente è, lei ha presente, le troviamo le immagini di Mariupol che almeno le vediamo? No, lo dico perché almeno diamo un senso alla cosa che diciamo. O in alternativa c'è ansa.it con la foto che possiamo mostrare da iPad. E la Croce Rossa, prima ancora avevamo parlato, professor Parsi, del teatro. Allora le chiedo, ma sono errori? È possibile che siano errori? È sempre errori? O invece è una precisa strategia? Prima dicevamo gli ospedali, talvolta gli asili. È una strategia per mettere paura? È una strategia del terrore? O invece c'è la possibilità che siano errori? Noi possiamo solo indurlo, no? Perché non abbiamo i piani dei russi in mano. Però una serie così ripetuta di obiettivi civili critici, colpiti sistematicamente, fanno pensare che sia più improbabile che siano errori, perché c'è una percentuale di errore chiaramente quando si usano l'artiglieria e i missili via discorrendo, ma non così devastante. E dal punto di vista noi le stiamo vedendo, le immagini sono veramente terribili, cioè è la devastazione più assoluta. Quello che abbiamo visto fare dai russi in altri teatri, in Siria, in Cecenia, sempre sotto l'amministrazione Putin, non è mai stato diverso da questo. Quindi rendere la vita impossibile per i civili, devastarli, significa creare appunto problemi in più per il governo, problemi in più per i resistenti che si pongono la domanda di quanto costi alla popolazione civile questa resistenza. Certo. Però poi la guerra è questo, cioè è scontro di volontà. Gli ucraini stanno scegliendo di resistere, vivere da liberi, piuttosto che vivere da morti. Cioè è da talmente tanto vero questo che a me fa sempre un certo effetto, però voglio chiedere anche a Roberto Arditti, quando noi dal comodo dei nostri studi diciamo beh, ma sarà il caso a questo punto di smettere, io rimango sempre un po' perplessa perché dico intanto uno che sta beccando le bombe sulla sua testa, sarà lui a decidere se vuole resistere o non vuole resistere, ma al netto di questo...